molto velocemente, prima cerco di farvi capire cos'è la divergenza e cos'è il rotore. Non dimenticate che la divergenza è uno scalare. Cos'è la divergenza? Con il calcolo, in teoria, lo sapete fare. La divergenza di un campo vettoriale, se esprimete tutte le coordinate cartesiane, è questo. Vi dico, questa è una formula nuda e cruda che voglio cercare di comunicare a voi il senso di cosa sta succedendo, così riuscite a immaginarlo nella vostra testa. Silenzio! La divergenza è legata al concetto di flusso, quindi ci sarà un legame con la parola flusso attraverso una superficie chiusa. Quindi, non appena pensate alla parola divergenza, dovete subito pensare a una superficie chiusa. Prima arco riflesso, cane di Pavlov, campanella, fame, flusso, superficie chiusa. Cioè divergenza, superficie chiusa. Divergenza, superficie chiusa. Adesso, io voglio la divergenza in un punto, questo punto. Cosa fate con la vostra testa? La circondate con una superficie chiusa. Per esempio una sfera, centrata sul punto, nella vostra testa. Questo è il punto, cosa fate con la vostra testa? Immaginate una superficie chiusa che la racchiude. Primo passo. Poi cosa fate? Calcolate il flusso del campo vettoriale, perché state cercando di calcolare la divergenza del campo vettoriale, in questo punto circondata con una superficie chiusa. Poi calcolate nella vostra testa, immaginate nella vostra testa, che ci sia un campo vettoriale, il campo vettoriale che vi interessa, e che queste frecce, voi dovete calcolare il flusso di queste frecce attraverso quella superficie chiusa. Cos'è il flusso? Il flusso è prendere questa superficie immaginaria, dividerla in tante piastrelle. Le piastrelle sono orientate da dentro verso fuori, quindi sono piastrelle di area vettoriale, con i vettorini aria che escono, come le spine di un porcospino. Poi, in ognuna delle piastrelle dovete individuare il valore del campo vettoriale e chiedervi quel campo vettoriale su quella piastrella che prodotto scalare fa, positivo, zero, negativo, e fare la somma di tutti questi valori numerici. Quindi dovete calcolare il flusso sulla vostra superficie chiusa che circonda il vostro punto. Come superficie potete immaginare una sfera. Punto, sfera concentrica, flusso! Calcolate il flusso o pensate al flusso, poi dividete il flusso, quindi questo è il flusso attraverso la superficie chiusa, la vostra sfera concentrica, e il V prodotto scalare VA, dividetela, mannaggia ho scritto troppo, non ho abbastanza spazio, dividetela per il volume della sfera. Il volume della sfera. Quello che avete appena ottenuto è un numero diviso un numero. Certo, hanno dimensioni, no? Per esempio, il volume è il denominatore, ha la dimensione della lunghezza al cubo. Il numeratore ha le dimensioni del caso. Certamente, questo ha le dimensioni della lunghezza al quadro. Ma che dimensione ha quello? Se è una forza, se è un'accelerazione, se è una velocità. Comunque avete un numero con opportune dimensioni diviso un volume, che è la dimensione lunghezza del cubo. E avete un numero. Quel numero è una stima della divergenza in quel punto. Se è positivo, vuol dire che in quel punto la divergenza è circa positiva. Dite circa perché è una stima. Se è zero, direte che la divergenza è circa zero. Se è negativo, vuol dire che il flusso e la divergenza è minore di zero, ma è una stima. Come fate a fare una stima migliore? In quel punto, circondatela con una sfera più piccola. Quindi,
circondandola con una sfera più piccola. Calcolate il flusso attraverso quella sfera più piccola, dividetela per il volume, che chiaramente è più piccolo, e avete un numero che è più vicino al valore della divergenza in quel punto. Volete un valore ancora più preciso? Scegliete attorno a quel punto una sfera ancora più piccola. Fate la stessa cosa. Flusso diviso volume. Questo è in sostanza cos'è una divergenza. Se la sfera è grande, avrete una stima del cazzo. È una sfera matematica. Non devo dire parolacce, siamo nella parte seconda del corso, che è la parte più seria. In questo punto, sfera piccola diviso il flusso diviso volume. Quest'altro punto, circondata con una sfera, flusso diviso volume. Potrebbero avere valori diversi. Ok? Cominciate a mettere in tasca queste cose. In questo punto, cos'è il flusso? Cos'è la divergenza in quel punto, scusate? Flusso diviso su volume. Questo darà una stima peggiore, questa sarà una stima migliore. Qual è la divergenza in quel punto? La divergenza in quel punto è che la sfera matematica che circonda il punto l'ha fatta collassare a zero, quindi il volume va a zero. Ok? Quindi la divergenza in un punto è il limite in cui il volume della sfera va a zero. Se volete, il raggio della sfera va a zero. Ok? È un limite, la divergenza è un limite. Di il flusso diviso il volume, quello è la divergenza. Può essere positivo, zero o negativo. Adesso facciamo il rotore. Qual è il rotore in un punto? In questo punto. Il rotore è un vettore. È un vettore. Vi interessa una direzione? I vettori hanno direzioni, no? Punta in una certa direzione, oppure se voi avete una direzione in mente, il vostro vettore potrebbe avere solo una componente nella direzione che avete in mente, no? Il vettore ha una sua direzione, scegliete una direzione a caso e quanta parte di un vettore è nella direzione che vi interessa? Dovete fare la scomposizione, no? Allora, questo è il punto. Vi interessa sapere quanta parte del rotore è in questa direzione? Cosa fate? Disegnate nella vostra testa un piano che è perpendicolare, ovviamente che contenga il punto, che è perpendicolare a quella direzione. Eccola qua, la mia abilità artistica non è granché, ma voglio che voi immaginiate che questa retta e questo piano sono perpendicolari. Quindi vi interessa sapere quanta parte del rotore, che è un vettore, è in quella direzione. Allora qual è l'operazione mentale che dovete fare? Dovete prendere e disegnare un piano che contenga il punto in questione e quel piano sia perpendicolare a quella direzione. Ok? Poi disegnate su quel piano un cerchio che contenga il punto. Quel cerchio è nel piano che è perpendicolare alla direzione che vi interessa. Quindi prima avete la direzione in mente. Disegnate dunque un cerchio che contenga il punto e quel cerchio deve essere in un piano perpendicolare alla direzione che vi interessa. Per esempio, questo è un punto. Volete sapere quanta parte del rotore è nella direzione Z? Perpendicolare alla lavagna. Cosa fate dunque? Disegnate un cerchio nel piano XY. È chiaro cosa sto facendo finora? A questo punto, una volta che avete il cerchio nel vostro piano, fate cosa? Nella divergenza cosa facevo? Il flusso, perché questa era una sfera matematica, non so come rappresentarlo, è una sfera diviso il volume. Qua non ho una sfera, ho un cerchio che mi sono creato nella mia testa. Cosa faccio? Faccio la circuitazione, faccio l'integrale di linea lungo la curva chiusa. Quindi avendo individuato il cerchio nella mia testa, decido prima cosa di orientare la curva. Adesso supponete che la direzione
Questa è la direzione, ma il verso, io voglio sapere quanta parte del rotore è in punta di là. Quanta parte del rotore è in punta di là? Oppure, in questo esempio, quanta parte del rotore esce dalla lavagna? Esce dalla lavagna, esce dalla lavagna. Se questo è l'asse X e questo è l'asse Z, l'asse Y e Z esce dalla lavagna, io voglio sapere quanta parte del rotore è nella direzione di UZ. Quindi ho in mente l'asse Z e ho in mente una direzione. E io voglio calcolare la circuitazione. Ma come giro su questa curva? Ricordatevi, una circuitazione, sono diverse ore che ne parliamo. Avete una curva e state girando la curva in un certo modo. Se questa è la curva, state andando per esempio da qua a qua, da qua a qua, quindi state facendo dei passi. Qual è l'orientazione della curva? Se la domanda è quanta parte del rotore è nella direzione uscente dalla lavagna, io prendo il mio pollice, lo metto nella direzione e nel verso che mi interessa e guardo le dita. Quindi l'orientazione della curva è in senso antiorario. A questo punto io calcolo la circuitazione. Quindi immagino di andare da qua a qua, da qua a qua, da qua a qua, da qua a qua, da qua a qua e da qua a qua, e in ognuno di questi passi mi calcolo il prodotto scalare di V con quel vettore DR. Quindi mi calcolo questo. Questo è il cerchio nella mia testa. Ok? Mi calcolo la circuitazione. E cosa faccio? Cosa ho fatto nella divergenza? Avevo un flusso diviso il volume. Dai, qualcuno ha un po' di intuito. Dai. C'è qualcuno che ha il bernoccolo della matematica. Non nel senso di sapere chissà che, ma ad avere il senso delle analogie, il senso di capire l'approccio e quindi riuscire forse a intuire cosa scriverò. Dividerò, come ho diviso qua, per cosa? Per l'area. Quello che ho appena ottenuto è una stima di quanta parte del rotore in questo esercizio qua è nella direzione uscente dalla lavagna. Voglio sapere quanta parte del rotore esce dalla lavagna in questo punto qui. Cosa faccio? Lo circondo, lo oriento in modo che sia col pollice uscente, perché quello è il verso che mi interessa, la direzione che mi interessa, calcolo la circuitazione e vedo cos'è, perché questo è un numero, no? Che potrebbe essere 0, positivo, negativo. Lo divido per l'area e se questo è positivo, allora io dico che stimo che il rotore in questa direzione, la componente Z, è positiva. Se è 0 dirò che la componente Z è circa 0. Se è negativa, allora dirò che il rotore nella direzione Z, la parte uscente dalla lavagna, è negativa. Voglio una stima migliore, cosa faccio? Faccio collassare, il punto è quello lì, questo è il punto, eh? In questo punto voglio una stima migliore, scelgo un cerchio più piccolo. Ok? Quindi in questo disegno, se mi interessava la parte del rotore in questa direzione, allora io devo girare sulla curva, ammesso che questa sia la parte che esce dalla lavagna, vedete un po' di prospettiva, questo è, immaginate così, come devo girare sulla curva per pescare, per sapere quanta parte del rotore in questa direzione? Pollice, e devo immaginare di girare in questo verso, ok? È chiaro? Se io adesso che ho una stima di quanta parte del rotore è in questa direzione, adesso chiedo quanta parte del rotore è, che so, nella direzione X. Cosa faccio? Disegno un piano, ovviamente rinuncio a farlo prospetticamente, forse mi riesce, vediamo un attimo. Vediamo se riesco a fare un disegno decente, non è detto, tentativo, vediamo. Questa direzione positiva, positiva, positiva. Shh.
è tanto difficile, non sono così bravo. In questo stesso punto voglio sapere quanta parte del rotore è nella direzione X. Cosa faccio? Prendo un piano che è così, uso quello nero. Questo è il punto, eccolo qua. Anzi, usiamo questo, lasciamo perdere il disegno. Questo è il punto. Quanta parte è verso di voi del rotore? Ok, verso di voi, così, pollice, quindi, track. Giro così, no? Giro così. E bla bla bla. Quanta parte in quella direzione? Cosa faccio? Così mi vedete tutti. Posso subito girare qual è di là? Quella è la direzione? Cerchio, track, track. Circuitazione, diviso l'aria, quello mi dà la parte rotore di là. Quanta parte è verso l'alto? Metto il quaderno così. Verso l'alto è così, quindi giro in questo modo, calcolo la circuitazione, diviso l'aria. Chiaro? Il rotore è un vettore, quindi devo fare il calcolo della circuitazione in un piano che è perpendicolare alla direzione che mi interessa. Poi, siccome noi viviamo in un mondo tridimensionale, per sapere in maniera completamente non ambigua quant'è il vettore rotore, mi basta fare le tre direzioni. Se questa è la direzione X, questa è la direzione Y e questa è la Z, per sapere la componente X metto il piano così, calcolo la circuitazione e divido l'area. Voglio sapere la componente della direzione Y, faccio così. Voglio sapere la componente Z, faccio così. Ho la componente X, la componente Y, la componente Z, so cos'è il rotore. Chiaro? Pensateci. Quindi questa roba qua è la stima, si intende, stima della parte di rotore di V che è nella direzione che vi interessa, ok? E scegliete. Volete il rotore in quella la parte del rotore in quella direzione? Mettete la piastrella così. Cos'è la divergenza in un punto? Partite dalla stima. Cos'è un integrale? È la somma di area dei rettangoli. Quella è una stima. Volete la stima migliore? Fate rettangoli più piccoli, più stretti. Cos'è un integrale curvilineo? La stima è la somma di tanti pezzi che sono il prodotto scalare tra un passo e un vettore in questa zona dello spazio, del passo. Volete il valore vero? Dovete fare un limite. Cos'è un flusso? Stimate la superficie, descrivete in maniera approssimata la superficie come tante piastrelle, orientate le piastrelle, se la superficie è aperta dovete farla voi, se la superficie è chiusa è già fatto, perché va da dentro verso fuori. Una volta che avete le piastrelle fate il prodotto scalare tra il vettore e il vettore dell'area della piastrella. Quello è un flusso! Una volta che uno sa cos'è un flusso e uno sa cos'è una circuitazione, ecco che la divergenza in questo punto è il flusso diviso volume. La parte del rotore in una certa direzione è la circuitazione in un cerchio perpendicolare alla direzione diviso l'area. Ok? Adesso io enuncio due teoremi, vediamo se poi abbiamo tempo per magari accennare a una dimostrazione la prossima settimana, se avrò voglia e se abbiamo tempo, però c'è tutto sul PowerPoint. Uno è chiamato il teorema della divergenza e l'altro è chiamato il teorema del rotore. Il teorema della divergenza è anche chiamato il teorema di Gauss, da non confondere con la legge di Gauss. Questi sono teoremi di matematica che si applicano in fisica, ma sono di matematica. Qualcuno ha mai sentito nominare il teorema di Gauss, il teorema di Stokes, il teorema della divergenza, il teorema del rotore? Dove? Al liceo o all'ASE? Non le leggi di Gauss, il teorema di Gauss. Quella è la legge di Gauss. Questo è il teorema di Gauss. Prima faccio il teorema del rotore. Il teorema del rotore
bianche del signor Stokes, lo scrivo qua, asserisce questo, che l'integrale curvilineo lungo una curva chiusa, quindi una circuitazione, di un campo vettoriale, quindi essendoci una curva chiusa, prima la scrivo e poi la disegno. No, mi conviene fare il disegno prima. Avete una superficie aperta, quindi c'è un buco, ok? Questo è l'orlo del buco, questa è la superficie. Pensatela come una pentola senza coperchio, ok? Quindi questa è la curva che è il suo bordo, l'orlo del buco, il bordo del buco. Qual è la parola più efficace per voi? Orlo? Bordo? La curva che ho evidenziato è l'orlo del buco. Il buco e non c'è niente invece, no? L'orlo. Vi capite? È una curva matematica. Quindi questa è una curva C e questa è una superficie S. Ma questa stessa curva C potreste pensarla essere l'orlo di tante superfici. Per esempio, potreste avere anche la superficie, per esempio, una che è fatta così, o una che è fatta così. Sono tutte superfici che hanno lo stesso orlo, lo stesso buco. No? Aiutatemi con le parole. Che condividono la stessa, lo stesso buco, non è la parola giusta, che condividono la stessa curva C, che è l'orlo del buco. Lo vedete? Pensate a una pentola e al coperchio. E loro, prima di congiungerli a fare una superficie chiusa, hanno la stessa curva, chiaramente se usate il coperchio del diametro corretto. No? C'è un'altra superficie che spesso useremo quando faremo la discussione di elettromagnetismo, che è la superficie tesa come la membrana di un tamburo. Pensate anche a questa. È una superficie che ha lo stesso orlo. Quindi io in questo disegno ho cercato di disegnare quattro superfici. C'è questa, c'è quest'altra, bisogna avere colori diversi, adesso diventa anche, non so mica Michelangelo qua, però... Ok? E poi c'è quest'altra. Ok? D'accordo? Ah, che bello. Quattro superfici ho disegnato che hanno la stessa curva C. Un'espressione che ho usato spesso nel passato è che queste quattro superfici che hanno tutte un buco si appoggiano sulla stessa curva C, condividono l'orlo, hanno tutti lo stesso buco. Usiamo questa espressione senza preoccuparci della correttezza, perché credo che mi capiate. Cosa dice il teorema di Stokes? Dice che se voi fate la circuitazione lungo questa curva C, ovviamente la circuitazione implica che voi dovete girare la curva in un certo verso. Quindi la prima cosa da fare è lanciare la monetina e decidere come girare questa curva. Perché, ops, qua questo è un errore. È un errore questo, no? Perché è un errore? Perché questo dovrebbe essere DR. È un DR questo. È una curva, mi sposto lungo la curva. Ma come mi giro? Giro così oppure? Allora immaginate di girare, che so, in questo verso, va bene? Quindi queste quattro superfici saranno orientate di conseguenza. Per esempio, l'elemento di area della membrana sarà verso il basso, questo sarà verso, non posso dire interno, d'accordo? Perché non posso dire interno? Perché se è una superficie aperta non è un interno. Pensateci un attimo, il teorema di Stokes dice che questa roba qui è uguale al flusso, quindi c'ho un elemento di area qua, questo è un elemento di spostamento, vettore spostamento, vet, spost, questo è un vet
area, quindi è a dimensione metri quadri, lunghezze quadri. Ecco perché ho due simboli di integrazione, integro sia di là che di là per avere la superficie. Questo invece integro solo in uno spostamento, quindi qua c'è un unico simbolo integrale perché questo ha la dimensione di una lunghezza, qua ho un integrale doppio perché questo ha la dimensione della lunghezza quadro. E qual è l'integrando? È un flusso. E cos'è un flusso? È un prodotto scalare dell'elemento di area con qualcosa. E cosa dice il teorema di Stokes? Dice che intanto la superficie è qualsiasi, questa è la potenza del teorema, qualsiasi S aperta che abbia C, quale C? Questo? Come scrivo? Orlo? Il cui buco, qualsiasi superficie aperta, il cui buco, diciamo così, il cui buco abbia C come orlo. Quindi quella è la curva C, ho disegnato quattro superfici, sono un'infinità di superfici matematiche che si appoggiano su quella curva C. E il teorema dice che se questo, prendo tutte le superfici possibili che hanno questa curva C come orlo e vado a calcolare il flusso, quindi cos'è il flusso? Ah, che palle, l'elemento di area, questo è l'elemento di area, il prodotto vettore con la V, e faccio tutte le mie pippe, ecco, non devo esagerare con le parolacce, se faccio per tutte le superfici ottengo sempre lo stesso numero. E cos'è l'integrando qua? È il rotore, non mi sono dato spazio, è il rotore di cui. Ecco perché si chiama il teorema del rotore. È un teorema veramente molto utile. Il rotore è un vettore e devo fare il flusso attraverso la superficie S. Quale S? Il teorema si dice che se il campo vettoriale non ha patologie, è continua, è derivabile, nel senso derivate parziali, allora vale il teorema del rotore, che dice che la circuitazione lungo una curva chiusa, è una circuitazione, è uguale al flusso del rotore del campo vettoriale calcolato su qualsiasi superficie che abbia C come orlo del proprio buco. È difficile da dire, facile un disegno. Questo è il teorema del rotore. E se fermatevi a pensare, sta esattamente dicendo quello che vi ho detto poco fa, poc'anzi. Il rotore è uguale alla circuitazione diviso l'area. Pensateci un attimo. Il rotore è uguale, rotore moltiplicato per un'area è uguale alla circuitazione, quindi la circuitazione diviso un'area è uguale al rotore. Teorema del rotore. Teorema della divergenza. Richiede qualcosa in più, piccolo però, poco. La divergenza, come abbiamo già scritto, è uno scalare, e l'ho scritto già tre volte oggi, lo scrivo di nuovo, tanto lo chiederò talmente tanto all'orale e ci sarà talmente tanti di voi che la sbagliano, che alla fine se io passassi la giornata a scrivere 10 volte la lavagna per il prossimo mese, comunque ci serve qualcuno da voi che non lo sa scrivere. Quindi più lo scrivo, forse la probabilità che qualcuno non lo sappia cala. È uno scalare. Cosa dice il teorema della divergenza? Il teorema della divergenza riguarda superfici chiuse. Il teorema del rotore riguarda curve chiuse e quindi superfici bucate. Quindi il teorema del rotore riguarda curve chiuse, circuiti, quindi superfici bucate. Notate che non c'è il cerchio qua. Il cerchio era riservato quando si facevano flussi attraverso superfici aperte. E quindi calcolo l'orientazione di questo e nasce da come è girata la curva. Giusto? Invece il teorema della divergenza riguarda superfici chiuse. Superfici chiuse che non hanno buchi. Quindi voi partite dal flusso di un campo vettoriale
attraverso una superficie chiusa. E il teorema dice che questo è uguale, si chiama teorema della divergenza, ma la divergenza è uno scalare, quindi è un integrale triplo di volume, quindi non è più di area. Qualcuno è svenuto. Guardate di nuovo una progressione. Questo è un'area, guardate cosa diceva, guardate la progressione. Questo è una lunghezza, questa è una lunghezza quadro, quindi state in qualche modo aumentando la dimensionalità, no? Da una dimensione di una circuitazione che è lungo la curva, passate a una superficie. Qua avete una superficie, passate a un volume, state aumentando la dimensionalità. Questo ha le dimensioni di una lunghezza quadro, questa è la dimensione di una lunghezza cubo, è un volume. E qual è l'integrando qua? È la divergenza di V, che è uno scalare. Ma quale volume? La superficie S è chiusa, no? Quindi racchiude un volume. Quindi questo è il volume racchiuso da S, che è chiusa. S richiude un volume perché non ha buchi. Quindi qual è il volume sulla quale state integrando? Il volume racchiuso da S. Quindi voi dovete immaginare, questa è la vostra superficie, tipo il tipo una patata, tipo un tubero di qualche tipo. Voi cosa fate? Tagliate il tubero come se voleste fare le patatine. Ecco per esempio un cubetto, ecco un altro cubetto, ecco un altro cubetto. Potete ovviamente accatastare come coi Lego tanti rettangoli, e come li accatastate, specialmente esternamente, potete seguire l'andamento del vostro tubero. Come si chiama la via principale qua? Via Dante? Viale Dante. Non c'è un negozio con un leone di Lego a cui ho già fatto riferimento tempo fa? Quindi voi dovete immaginare che potete seguire con precisione arbitraria un volume con tanti volumetti. Guardate di nuovo la progressione. Una curva la potete approssimare con una spezzata. Una superficie la potete approssimare con delle lamelle. E un volume, con tutta la sua forma strana, la testa del leone, potete approssimarla con Lego, che sono dei volumetti. Vedete la progressione? Quindi un oggetto tridimensionale, potete seguire il contorno della superficie scegliendo opportunamente, disponendo opportunamente dei parallelepipedi. Poi se volete seguire bene la superficie più o meno morbida del vostro tubero, scegliete parallelepipedi più piccoli, no? Non vedete una somiglianza? Dovreste notare questo se avete il binocolo della matematica. Se non riuscite a capire cosa cazzo sto dicendo, di nuovo la parolaccia, dovete pensare molto o venire a chiedere aiuto. E se poi dopo una spiegazione che sarebbe un poco diversa da questa, perché non è che io possa poi dire chissà quanto in più, il tempo e la vita è limitata, venite da me e ripeto, magari esemplifico, perché una volta avevo dei Lego, poi me li hanno rubati, uno può spiegare e poi la persona continua a non capire, senti, cambia facoltà. Più di tanto non è che si può fare, ok? E guardate, anche questa, la divergenza è uguale al flusso diviso il volume. Quindi i teoremi di Gauss, cioè il teorema della divergenza, chiamata anche di Gauss, e il teorema del rotore, chiamata anche teorema di Stokes, dicono in maniera matematica quello che ho cercato di spiegarvi poc'anzi. Cos'è la divergenza in un punto? Flusso diviso volume. Cioè la divergenza per il volume vi dà un flusso.
il rotore, prodotto scalare, il rotore per un vettore aria vi dà una circolazione. Ok? Che ore sono? 4. Va bene. Ok? Ci siamo? Ultime cose. Dai, teniamo duro. Deve essere chiaro un paio di cose. Poi un'ultima battuta. Deve essere molto chiaro un paio di cose. Se questa è una curva chiusa sulla lavagna e io decido di orientare la curva così, quindi mi sto spostando in questo modo, tac 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 tac, con le frecce in questo modo, e io vi dico che la circuitazione lungo quella curva orientata in quel modo è positiva, voi cosa dovete capire? Dovete cominciare a immaginare. Dire che questo è positivo, dire che questo è positivo vi deve far capire che complessivamente le frecce viola che io potrei disegnare qua deve dominare, siccome il risultato di tutto questo è un numero positivo, deve dominare la tendenza delle frecce rosse, che non disegno perché sennò mi disegno diventa orribile, le frecce rosse devono tendere a essere nella direzione degli spostamenti, perché solo se io ho frecce che sono in qualche modo così, con una componente nella direzione, posso sperare di avere un numero positivo. Una circuitazione positiva vuol dire che le frecce rosse sono tendenzialmente nella stessa direzione degli spostamenti. Invece, se avessi una circuitazione che è uguale a zero, dico che tendenzialmente, se questo è la curva, e questa è la spezzata, che tendenzialmente le frecce sono messe così, a 90 gradi. E se ho che questo è minore di zero, vuol dire che le frecce hanno una tendenza a essere in direzione opposta agli spostamenti. E se è chiaro questo? Quindi il valore della circuitazione ci sta dicendo in qualche modo come ruota il campo vettoriale. Infatti non a caso il teorema del rotore ci lega la circuitazione al rotore. Questo mi dirà che il rotore è positivo. Questo mi dirà che il rotore è zero. Se questa è la curva e io mi sto spostando così e le frecce tendono a essere qua non capisco più il mio stesso disegno. Se le frecce sono così, che tendono a essere in direzione opposta agli spostamenti, avrò un rotore negativo. Quindi la circuitazione e quindi il rotore misurano in qualche modo, ci dicono, ci mandano un messaggio, ci dicono come le frecce girano, se girano oppure non girano. Questo ha circuitazione zero, quindi il rotore in questa zona lavagna è zero. Questo è un rotore positivo, vuol dire che la circuitazione è positiva. Questo è un rotore negativo, vuol dire che la circuitazione è negativa. Le frecce sono disposte così, come i venti di un ciclone. Avete visto la bellissima foto dell'uragano su Saturno? È una figata. Cassini, il satellite, è riuscito a scattare una foto spettacolare di un gigantesco uragano sull'emisfero nord di Saturno. È spettacolare, con altissima risoluzione. Guardate, andate su YouTube o su in rete e cercate l'immagine dell'uragano su Saturno. Vedete come la circuitazione è il rotore, perché il teorema del rotore li lega assieme, è un concetto molto utile.
perché ci dice se queste frecce tendono in qualche modo a ruotare così come i venti di un ciclone, o così, oppure a non ruotare per niente. E il flusso? E la divergenza? Se voi avete una superficie chiusa, perché il teorema della divergenza riguarda superfici chiuse, e questo è il vostro tubero, che è chiuso, quindi dovete cercare di immaginare che non abbia fori, quindi questo è un elemento di aria orientato così, dal dentro verso fuori, orientato dentro verso fuori, dentro verso fuori, Se avete che la freccia qua è così, 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 avrete un flusso positivo, quindi una divergenza positiva, quindi vuol dire che c'è una tendenza delle frecce da uscire dal tubero. Se invece qua avete quindi un flusso, per cortesia, maggiore di zero, le frecce tendono ad avere la stessa direzione degli elementi di aria, quindi le sono frecce che tendono a uscire. Se invece questo fosse negativo, vuol dire che l'elemento di aria, benché orientato così, complessivamente ottengo un numero negativo, vuol dire che ci sono molte più volte in cui la freccia sta entrando, la freccia rossa sta entrando nella superficie. Quindi il flusso, oppure la divergenza, perché sono legati assieme dal teorema della divergenza, è un modo per capire se le frecce stanno divergendo, come le punte del porcospino, o stanno entrando. Quando voi sparate frecce addosso a un povero animale, era pieno di frecce, le frecce stanno entrando nel corpo. Quello ha un flusso negativo. Quindi quante volte che vedete un film western con il cowboy con la freccia, flusso negativo. Quando vedete la turbolenza del fiume con l'acqua che gira così, il mulinello, rotore. Adesso che c'è un sacco di polline, tante volte si vedono turbolenze, no? Si vede il polline fare, rotore. Gli uragani, rotore. Infatti, c'è un teorema della media. Cosa dice il teorema della media? L'abbiamo detto quante volte? Sono molto serio. Questo è il teorema della media, che conoscete dall'analisi. Questo qua è la misura, questo linguaggio dei matematici, avete mai sentito? In teoria degli integrali, la misura. Cosa insegnano adesso? Questo è la misura dell'insieme su cui state integrando. State integrando su questo insieme dei numeri x. State integrando su questo insieme. Qual è la misura di quell'insieme? Quanto grande è? B-A. Questa è la misura dell'insieme. Questo numero qua si chiama la media. Il valore medio della funzione sull'insieme, su questo insieme qua, è f eta. C'è un teorema della media sia per la divergenza che per il anche la circuitazione. La circuitazione. Lungo la curva chiusa, teorema della media è uguale alla misura dell'insieme su cui state calcolando l'integrale curvilineo. Qual è la misura? È la lunghezza della curva. Quindi questo è uguale a silenzio, se no non lo dico, lo chiederò all'orale con estremo sadismo. Questo qua la misura, questo valore medio, che succede? Che succede, signorina? Si stava preparando ad andare via? Sì. Stai preparando ad andare via? Sì, perché con la stampella vado lento, sono 23. E non usare la stampella, no?
Conoscete i fratelli Marx? Non Marx, quell'odioso intellettuale del XIX secolo, molto antipatico, ma i fratelli Marx. Erano dei comici americani degli anni 30. E uno mi dice, vado al dottore, dottore, mi fa male quando faccio così. No, non era un saluto fascista, semplicemente alzo, mi fa male così, e il dottore medio non faccio così. Fratelli Marx, Marx Brothers. Allora, scriverò la misura moltiplicata per il valore medio. Ma attenzione, questo è un prodotto scalare. Questo è un prodotto scalare, quindi cosa fa? Cerca di trovare il valore per la componente, se questo è V, la parte di V che contribuisce al prodotto scalare qual è? È la parte che è di qua, questa parte non serve a niente, giusto? Quindi questa parte qua la chiamo la componente, come potrei chiamarla? Tangenziale della curva. Quindi, questo mi dice che la circuitazione è uguale al valore medio della componente tangenziale del vettore moltiplicato per la lunghezza della curva. Quindi il valore medio tante volte si scrive così, non so se avete fatto un po' di statistica o fenomeni aleatori, il valore medio tante volte si scrive questo. Quindi questo è il valore medio di quale parte di V? Della parte utile a dare un prodotto scalare, la parte tangenziale. Tangenziale. Quindi questa è la lunghezza della curva e la misura dell'insieme su cui state integrando. È il valore medio della componente tangenziale. Quindi se la circuitazione è positiva, vuol dire che il valore medio della componente tangenziale è nella direzione in cui voi state girando la curva. Se la circuitazione è negativa, vuol dire che il valore medio della tangenziale, della componente tangenziale punta in direzione opposta nella direzione in cui girate. Quale sarà l'espressione del flusso di una superficie aperta o chiusa? Non importa quello che... Cosa sarà? Usate un po' l'immaginazione. Sarà il valore medio per la misura dell'insieme su cui state integrando. E qual è la misura dell'insieme? È l'area della superficie, no? Quindi questo sarà l'area della curva C, area superficie S. E qual è il valore medio? Di chi? Di quale componente? Quale parte di V vi dà un flusso? Se questa è la vostra superficie e questo è un elemento di area, l'elemento di area è così, quale parte di V vi dà un flusso? Vi dà un flusso questa parte di V, perché la parte tangenziale non dà niente. Questa qua, che è perpendicolare alla superficie, esattamente come la freccia bianca è perpendicolare alla lamella, si chiama la componente normale. È la componente normale, quella che buca la superficie, che vi dà un flusso. Quello tangenziale non dà un flusso, quindi questo è il valore medio della componente normale. Normale cosa vuol dire? Perpendicolare. Quindi vedete che il flusso è positivo quando la componente normale è positiva. Cosa vuol dire però positivo? Vuol dire che esce dalla superficie, perché positiva per noi vuol dire uscire, no? Perché avete un prodotto scalare tra il vettore area che esce, perché questo è dentro, e questo, ma se questa è una superficie aperta non c'è un dentro o un chiuso o un fuori, e quindi di nuovo la direzione di questo vettore non è più dovuta a un dentro o fuori, ma dipende da come orientate la superficie. Quindi c'è tanta carne sul fuoco, ma vi ho dato tanti modi di guardarlo, sia in termini del teorema della media, che è estremamente utile, perché vi fa capire che la circuitazione vi serve. Certamente la lunghezza della curva, il flusso vi dipende dall'area della superficie, ma è il valore tangenziale quello che vi dà un contributo alla circuitazione, ed è la componente normale della superficie quella che vi dà un flusso. Ok? E a questo punto ci fermiamo.